Oggi giornata di domenica, giornata del sole, giornata di massima realizzazione, giornata di pienezza, ma una giornata particolarmente importante per i segni di fuoco. Vediamo fra un po' perché. Se ti è piaciuto questo video metti un like, attiva la campanella per non perderti tutte le notifiche e iscriviti al canale. Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, domenica 4 settembre 2022. Iniziamo dal sempre grintoso Ariete, giornata decisamente molto intensa, molto appassionata, molto destinata anche veramente più che mai al movimento, una forma generale nella media, ma un'emotività che ti consente veramente di andare incontro alle opportunità che la giornata ti offre, anche di muoverti, in senso anche di gite fuori porta, di viaggio, di spostamenti. Quindi un'emotività veramente orientata verso questo senso avventuroso in cui veramente quel tuo lato più attivo, più grintoso, a modo di spaziarsi veramente in un senso, scusa il gioco di parole, spaziale, quindi veramente in senso molto positivo. Per quanto riguarda i nati la prima decade, una concentrazione ancora non troppo ottimale viene compensata comunque da un desiderio di azione, un orientamento delle energie anche in virtù del tempo libero che puoi avere nella giornata di oggi, verso stimoli diversi, verso circostanze, verso contesti in grado veramente di suscitare le tue curiosità, quindi a compensazione veramente di un'idea, di una prospettiva che può essere non così centrata, non così equilibrata appunto come di consueto. Per i nati l'ultima decade, momenti ancora molto intensi in campo sentimentale, nella vita di coppia soprattutto, ma anche così nei rapporti con le persone a cui più tieni, una capacità da parte tua veramente di dare molto in senso lato, quindi in un senso anche materiale, ma anche in un senso veramente di essere presente, di essere un riferimento importante, di preoccuparti in senso positivo per chi ti è vicino. Questa Venere propizia, se appartiene all'ultima decade, veramente in grado di farti fungere da punto di riferimento, di anche affascinare chi ti è vicino, di rinvigorire quello che può essere un rapporto di coppia già in essere, ma anche se desideri instaurare un nuovo rapporto, ti conferisce veramente un fascino particolare con cui veramente colpire nel segno ed attrarre a te qualcuno che può piacerti. Per il costante e coerente Toro, ancora una giornata tutto sommato diversa dal consueto, forma generale equilibrata se appartiene alla prima decade, con questo sole favorevole che ti consente di fissare in un certo senso dei punti fermi importanti nella tua vita, con buona gioia da parte tua, mentre per i nati le ultime due decadi, la giornata di oggi è come se fosse orientata anche a discostarti, scrollarti di dosso, non dico la pigrizia, ma quella tendenza magari a voler rimanere ferma su certe tue posizioni, anche in un senso fisico vero e proprio. Quindi tutto sommato un invito, un'opportunità che può arrivarti da qualcuno che ti conosce, di impiegare il tuo tempo libero magari per spostarti, per muoverti, potrebbe così essere preso in seria considerazione questo consiglio, questo input che ti arriva. Per quanto riguarda i nati della prima decade, ancora questa operatività in senso lato, in senso magari più astratto, questa presenza di Marte che ti aiuta ad orientare le tue energie non soltanto su contesti concreti, pratici, utili per il tuo percorso di vita, ma anche magari un po' più così astratti, un po' fini a se stessi, ma non per questo meno stimolanti per te. Nel tuo modo di comunicare c'è una grande attenzione per il punto di vista, il modo di pensare, il modo di vedere le cose da parte di chi ti è vicino, e quindi c'è così un piacere anche da parte di chi ti è vicino di interfacciarsi con te, ben conscio che così può avere un certo tipo di risposta, appunto, fra virgolette, rispettoso ed equo nei suoi confronti. Vita sentimentale nella media, per i nati la prima e la seconda decade, mentre per i nati l'ultima si fa sentire questa presenza di Venere che potrebbe ancora indurti così ad avere degli atteggiamenti un po' troppo appariscenti, un po' troppo preponderanti nell'ambito del rapporto di coppia, una sorta di eccessiva gelosia, tutto sommato, e anche nei confronti di qualcuno che vorrebbe avvicinarsi a te perché era un rapporto, potresti così comportarti in una maniera un po' troppo sopra le righe, così essendo proprio con questi tuoi atteggiamenti motivo di dissuasione da parte di chi si avvicina a te, magari a insistere nei tuoi confronti. Una cosa temporanea, però potrebbe farsi sentire appunto per i nati l'ultima decade.
per il frizzante intelligente Gemelli, una giornata dei connotati un po' particolare, una sorta di tendenza da parte tua a non sentirti perfettamente a tuo agio nelle situazioni che la giornata ti porta. Una forma generale buona se appartiene alla seconda e l'ultima decade, mentre un equilibrio non proprio ottimale potrebbe riguardare in atti la prima, con questo sole ancora non troppo favorevole, e in parte anche per i nati la seconda decade. Per quanto riguarda la tua emotività, il tuo stato emotivo, in un certo senso le opportunità che la giornata di oggi ti porta è come se potessero così spiazzarti un po', non renderti del tutto partecipi, anche perché è come se facessi fatica in un certo senso a focalizzare il senso della dimensione delle opportunità che la giornata ti porta. Quindi emotivamente così potresti lasciarti andare ad eccessi di ottimismo, in un certo senso a valutare delle situazioni in un certo qual modo, quando in realtà la realtà dei fatti sono un po' diversi da come emotivamente ti aspetteresti che siano. Quindi una tendenza un po' particolare, appunto, soprattutto per i nati la seconda e l'ultima decade. Decisamente migliore, più equilibrata la giornata, nonostante appunto questi momenti delicati per i nati appunto la prima decade, con Marte e Mercurio decisamente favorevoli, che ti consentono veramente di ben figurare, di relazionarti in maniera così affascinante, appariscente, equilibrata, gradevole e anche arricchente sia per te che per chi ti è vicino, di stimoli nuovi, stimoli diversi che rendono il tutto molto frizzante. Quindi veramente questo Mercurio e Marte ti conferiscono una sorta di carica, una sorta anche di carisma in un certo senso, che veramente gli altri non fanno che apprezzare e quindi gradire la tua presenza. Per i nati la prima e la seconda decade, vita sentimentale nella prassi, nella norma, mentre per i nati l'ultima si fa ancora sentire positivamente questo influsso di Venere, che veramente ti spinge a coinvolgere chi ti è vicino, soprattutto l'eventuale partner o qualcuno che vuole avvicinarsi a te, con questa grande ala in un certo senso protettrice, con questo desiderio di essere il punto focale, ma in senso positivo, del rapporto, e quindi di dare molto, di essere così una presenza quasi rassicurante nell'ambito del rapporto, sia che appunto tu desideri partire con un rapporto nuovo, con qualcuno che ti piace, qualcuno che sei tu a poter piacere, ma ancor più nell'ambito del rapporto con il partner magari già esistente, che è ben lieto e ben lieta di potersi così farsi coinvolgere, farsi coccolare anche con intensità da questo tuo rinnovato e positivo atteggiamento. Quindi la giornata che nell'insieme, nonostante qualche momento un po' critico, ti riserva comunque anche buone opportunità. Per il sensibile emotivo Cancro, una giornata che evolve all'insegna dei momenti diversi dal consueto, quindi una forma generale ottimale caratterizza i nati la prima decade, mentre per i nati la seconda e l'ultima si possono prefigurare anche delle opportunità che ti incuriosiscono, ti inducono anche a spostarti da quelle certezze, da quelle prassi, da quella via, anche in un senso veramente fisico. Quindi l'opportunità magari di fare una gita, di muoverti, di andare in luoghi che ancora non conosci e che riescono tutto sommato anche a essere accattivanti a livello emotivo per la tua attenzione. Quindi una giornata tutt'altro che noiosa e che si prefigura così a portatrice di buone novità. Concentrazione buona per i nati la seconda e l'ultima decade, mentre nel tuo modo di relazionarti a livello mentale, nelle tue prospettive, per i nati la prima si fa ancora sentire questa presenza di Mercurio che altera certe tue così modalità di comportamento, di relazionarti a livello proprio di comunicazione, e anche certe tue idee potrebbero fluire in maniera non così fluida come di consueto. Viceversa, a livello di azione c'è una tua propensione verso tutta una serie di concetti, di stimoli, di situazioni anche molto diversificati, molto spaiati l'uno dall'altro, che riescono veramente a catalizzare la tua attenzione, a suscitare la tua curiosità, e che vengono così colti con molto positività, con uno spirito molto attivo da parte tua, appunto con questo Marte decisamente favorevole. Vita sentimentale nella prassi per i nati la prima e la seconda decade, mentre per i nati l'ultima c'è ancora uno spostamento del tenore della relazione che sta già vivendo, ossia che ci sia una relazione già in essere con un partner magari di lunga data, ma ancor più se stai partendo con un nuovo rapporto con qualcuno che ti piace, o se il tuo poter piacere, con questa Venere propizia che è veramente in grado di dare un tocco di non soltanto intensità, ma di disponibilità da parte tua ad uscire allo scoperto rispetto magari a quella tendenza a essere un po' timido e timido,
timida rispetto al consueto, ma a lasciarti andare con molta più fiducia, molta più apertura, molta più facilità. Quindi comunque questa vita sentimentale si può colorare di tinte veramente molto positive per te. Per il carismatico e maestoso Leone, ancora una giornata decisamente intensa, coinvolgente, ricca di ottime opportunità. Forma generale nell'equilibrio per quanto riguarda i nati la prima decade, con questo sole costantemente favorevole, ma soprattutto per i nati la seconda e l'ultima decade, che si riservano i migliori momenti, opportunità anche di fare dei brevi viaggi, di spostamenti, delle gite che risultano molto soddisfacenti per te, considerato questo influsso della Luna decisamente molto propizio, molto favorevole. Anche nella sfera sentimentale sicuramente c'è questa grande carica, questo grande entusiasmo, questo grande desiderio di vivere ancora il rapporto già in essere, o un rapporto nuovo se questo è un tuo desiderio, con grande coinvolgimento, con grande capacità veramente di investire, fra virgolette, l'eventuale partner, chi ti ama, con tutto il tuo fascino, con tutto il tuo desiderio veramente di riempirlo di gioie, di regali, di tutto ciò che tu sei veramente in grado di dare. Quindi veramente grande carica, grande positività nella sfera sentimentale se appartiene all'ultima decade. Per i nati la prima, su un fronte anche più amichevole, più di rapportualità, sicuramente positivo il rapporto che ti viene così conferito da Mercurio e da Marte propizi, che ti aiutano veramente a fungere da punto di riferimento, essere aperto e aperta nel tuo modo di relazionarti e possibilista in ogni senso, quindi con veramente l'attitudine a prendere in considerazione tutta una serie di elementi, di circostanze, di concetti in grado veramente di arricchire, di rendere maggiormente equilibrata la situazione, il rapporto che vivi con queste persone, soprattutto nel privato, in situazioni così più futili, più semplici, ma anche in contesti più seri, per così dire. Quindi una giornata tutt'altro che noiosa, ma apportatrice veramente di energie molto gioiose, molto tutte da cogliere. Per la metodica e razionale Vergine, una giornata che evolve all'insegna dei momenti un po' delicati, una forma generale buona ti contraddistingue se appartiene alla prima decade, viceversa per i nati la seconda e l'ultima si fa sentire questa presenza lunare un po' dissonante che potrebbe alterare quel tuo modo così centrato di sentirti a livello emotivo e così farti usare, non dico un senso di disagio, però certe situazioni potrebbero risultare un po' troppo proprio nel senso, un senso della misura che potrebbe in un certo senso esserti carente e creare una sorta di contrarietà da parte tua nel caso di azioni, nel caso di situazioni che richiedono una sorta di presa di posizione da parte tua. Se appartiene alla prima decade si fa ancora sentire questa presenza di Marte non troppo propizio, che appunto continua a indurti a direzionare le tue energie in troppi fronti, in troppi contesti anche diversificati, anche così disperdendo quello che è il tuo centro, magari alterando quello che è il tuo equilibrio generale. Decisamente migliore l'aspetto più mentale, più di concentrazione, più di comunicazione, con questo Mercurio favorevole sempre se appartiene alla prima decade, che almeno su questo fronte ti consente magari di trovare un buon equilibrio, trovare una modalità relazionale nei confronti di chi ti è vicino, persone amiche, anche persone che ti vogliono bene e che così hanno un buon piacere di relazionarti con questa modalità equilibrata, modalità equa, per così dire, fra te e loro. Quindi questo è un fronte meno di positività in una giornata che potrebbe così spiazzarti un po' rispetto ad altre situazioni. Vita sentimentale nella media per i nati la prima e la seconda decade, mentre per i nati l'ultima ancora veramente enfatizzante in senso positivo questa presenza di Venere, che riesce a spostare l'attenzione nell'ambito del rapporto che stai già vivendo o nell'opportunità di vivere una nuova relazione su colori diversi, tinte più accese, tinte più calde rispetto al solito, rispetto a quel tuo desiderio di vivere con tranquillità, senza grossi scossoni, la vita sentimentale. Sicuramente questa luna, questa Venere, riesce a spostarti su un fronte sicuramente più brioso, più frizzante e anche più intensamente coinvolgente, appunto sia nelle relazioni già in essere, sia nella possibilità di creare un nuovo rapporto all'insegna di questo tipo di energia.
Per la creativa estetica bilancia, una giornata che evolve ancora l'insegna di grossi stimoli da andare a prendere, proprio nel senso fisico del termine. Buona la forma generale per i nati la prima decade, mentre per i nati la seconda e l'ultima, questo senso dell'andare può tradursi veramente in un senso fisico, in un senso, non dico di prendere le valigie e andare, però sicuramente c'è questa attitudine mentale, questa attitudine anche emotiva ad andare incontro agli stimoli proprio con un senso di dinamismo, un senso di movimento. Anche per i nati la prima decade c'è questa presenza positivissima del Mercurio toleato assieme a Marte, che ti inducono comunque a spaziare nel tipo di azioni su un senso più astratto, ma comunque sempre pur sempre attivo, pur sempre così aperto a tutti quelli che possono essere degli stimoli positivamente interessanti per te. Quindi una giornata veramente che riserva buone sorprese e che ti dà anche la carica giusta, la modalità giusta per andare incontro a tutte le situazioni che si possono presentare. A livello sentimentale, una vita sentimentale nella media per i nati la prima e la seconda decade, mentre per i nati l'ultima si fa sentire ancora positivamente questa presenza di Venere, in grado così sia nella relazione con l'eventuale partner, nel rapporto più affettivo, più amoroso, ma anche i rapporti così con le persone a cui vuoi bene, che ti dà modo veramente di fungere da punto di riferimento positivo, punto di riferimento per così dire generoso di colei e colui che dà, e colui e colei che è in grado di così attrarre a sé con una modalità in un certo senso indiscutibile, in senso molto molto aperto, molto positivo, molto così di ago della bilancia, come tu ami considerare il tuo stesso modo di porti, di agire. Nell'ambito del rapporto con le partner sicuramente c'è una grande intensità, grande colore, grande possibilità di rivivere, di reintensificare quella fiamma, magari anche un rapporto già in essere da tempo, e ancor più nella possibilità, se dovessi decidere, hai piacere di instaurare un nuovo rapporto, c'è questa comunque attitudine da parte tua a affascinare con un fascino aggiuntivo grazie a questa Venere propizia chi vorrebbe avvicinarsi a te, e che quindi viene colpito in senso positivo dal tuo modo di porti, dal tuo modo veramente molto positivamente appariscente di porti. Per lo strategico e occulto Scorpione, ancora una giornata dei connotati particolari, quella tua abitudinarietà potrebbe essere così un punto di forza se appartiene alla prima decade, quindi un sole propizio che ti consente veramente di fissare dei punti fermi e di procedere su un certo selciato senza per questo voler discostare il tuo percorso, il tuo cammino da quel tracciato ben fisso. Mentre per i nati la seconda e l'ultima decade, in maniera magari un po' insolita, potresti sentirti maggiormente fiducioso e fiduciosa anche nei confronti di mete nuove, mete che possono essere anche in un senso fisico. Quindi la giornata di oggi si pone veramente come un'opportunità magari di fare dei piccoli viaggi, dei piccoli spostamenti, delle piccole gite che si potrebbero tradurre in maniera molto stimolante per te. Per i nati la prima decade ancora grande concentrazione, grande capacità di comunicare, di interfacciarti con chi ti è vicino, con le persone che ti vogliono bene, ma anche con le persone amiche, con un senso di giustizia, fra virgolette, con un senso di disponibilità da parte tua a non voler per forza aver ragione, ma essere anche disponibile all'ascolto dei punti di vista che possono essere anche differenti o anche divergenti dai tuoi. Vita sentimentale nell'insieme positiva per i nati la prima e la seconda decade, mentre per i nati l'ultima si fa ancora sentire questa presenza di Venere in grado di alterare certi tuoi modi di relazionarti nell'ambito del rapporto con l'eventuale partner o chi vorrebbe avvicinarsi a te, e che quindi potrebbe rimanere un po' così spiazzato da certe tue modalità un po' troppo ruvide, un po' troppo eccessivamente pressanti fin da principio, o nuovamente nell'ambito del rapporto di un partner che già ti conosce, quindi certi tuoi lati un po' più possessivi, più gelosi, più accentrativi nell'ambito del rapporto già in essere potrebbero così risaltare un po' troppo ed essere proprio questi motivo di alterazione, di creazione di qualche momento di attrito, una cosa ancora temporanea, però per i nati l'ultima decade potrebbe farsi sentire questo tipo di energia non troppo fluida, per così dire. Per l'ottimista e avventuroso Sagittario, giornata decisamente molto stimolante, molto avventurosa, appunto, per così dire, una luna decisamente tua alleata, se appartiene la seconda e l'ultima decade, enfatizza infatti queste tue prerogative caratteriali,
inducendoti sia personalmente sia nell'ambito del gruppo di persone di cui fai parte a essere un punto di riferimento, a essere, come dire, il propulsore nell'ambito di quelle che possono essere opportunità anche di fare delle gite, dei movimenti, degli spostamenti, dei viaggi addirittura. Quindi giornata molto positiva, molto all'insegna di un tempo libero vissuto in movimento, per così dire. Per i nati della prima decade c'è un'energia un po' minore, un po' uno smorzamento con questo sole ancora poco favorevole, e anche il Marte non troppo propizio potrebbe così indurti ad essere sì attivo, attiva, ma non con una direzionalità del tutto coerente delle tue energie. Quindi è un momento ancora di cautela per quanto riguarda così l'utilizzo, per così dire, delle tue forze. Ottima invece la comunicazione per i nati sempre la prima decade, con questo Mercurio che riesce a stimolare un modo molto elegante, molto estetico, molto anche creativo di porti nei confronti di chi ti è vicino, ma anche tutto sommato a indurti ad abbracciare dei contesti di carattere creativo, di carattere anche artistico, se questo nelle tue intenzioni. Per i nati della prima e della seconda decade, vita sentimentale che fluisce con un senso così di prassi, di normalità, mentre ancora grande carica, grande intensità per i nati l'ultima decade, con una Venere che continua a colorare questo lato più privato della vita privata, appunto, che ti riguarda, di vita sentimentale, con grande colore, grande intensità, grande desiderio di un certo senso non soltanto dare, non soltanto essere un riferimento nel rapporto di coppia in un senso positivo, quando un desiderio di spostare l'equilibrio su un fronte di come dire, portarti il carico in un senso positivo del rapporto stesso, ma proprio veramente viverlo e far vivere chi ti è vicino con grande coinvolgimento. Quindi sicuramente ancora una carica notevole sia nell'ambito del rapporto già in essere con l'eventuale partner, ma ancor più nel partire così di gran carriera, per così dire, anche con un nuovo rapporto che veramente parte fin da subito con un grande ed intenso coinvolgimento emotivo, appunto. Per il pragmatico e concreto Capricorno, ancora una giornata tutta da vivere in senso positivo, una forma generale positiva ti caratterizza se parti nella prima decade, mentre per i nati la seconda e l'ultima c'è comunque una disponibilità da parte tua a spostarti in un senso veramente anche fisico da quelle che sono le tue certezze e dar spazio, dar ascolto alle opportunità che la giornata di oggi ti può portare. Quindi c'è una sorta di scostamento da quelli che possono essere i motivi di certezza, i motivi così ben delineati che ti riguardano, per accogliere anche delle opportunità anche diverse, anche tutto sommato inaspettate. Per quanto riguarda la tua concentrazione, è sempre ottimale se parti nella seconda e l'ultima decade, mentre per i nati la prima si fa sentire ancora questa presenza di Mercurio un po' alterante, un po' così smorzante quel tuo pragmatismo, quella tua capacità di sintesi, di giungere al dunque, sia in quello che può essere un tuo progetto, sia che quello può essere un dialogo, un'esternazione nei confronti di chi si interfaccia e si relaziona con te. Per quanto riguarda la vita sentimentale, sempre questo colore molto intenso in questo periodo che può indurti veramente a accogliere delle situazioni molto coinvolgenti, molto intense nel tuo percorso di vita, se è questo il tuo modo di intendere il tipo di relazione. Quindi una giornata che comunque può essere diversa sicuramente per te, ma non per questo meno accattivante e meno stimolante. Per il frizzante e anticonformista Acquario, una giornata che evolve all'insegna di momenti positivi, momenti in grado veramente di stimolare la tua attenzione su diversi fronti, in diverse maniere. Per i nati la seconda e l'ultima decade c'è sicuramente questa tendenza a voler anche uscire in un senso veramente fisico da quegli spazi, da quegli ambiti che normalmente frequenti, da quelli che normalmente fanno parte del tuo vivere quotidiano, per anche vedere luoghi nuovi, per frequentare persone nuove, per ricevere stimoli nuovi. Quindi questo senso del spostamento, del viaggio, si fa sentire prepotentemente, soprattutto a livello emotivo. Per i nati della prima decade, viceversa, questo può tradursi in una modalità più astratta, quindi un darsi da fare per ricercare sì nuovi stimoli, ma su un piano non necessariamente così concreto, ma semplicemente astratto, comunque con un senso di attività da parte tua per andarci incontro. Anche Mercurio favorevole ti consente di
come dire, coinvolgere chi ti è vicino in questo tipo di attitudine da parte tua, con un desiderio anche di coinvolgimento che può anche spostarti come attenzione su quegli ambiti che ti sono più propri, anche di creatività, di arte, e che quindi riescono ad essere accattivanti non soltanto per te, ma anche per chi ti è vicino, magari, che è ben lieto di seguirti. Vita sentimentale della media per i nati la prima e la seconda decade, mentre per quanto riguarda la Venere, che influenza poco positivamente i nati l'ultima decade, un modo di relazionarti da parte tua nei confronti dell'eventuale partner o di chi vorrebbe avvicinarsi a te per creare un nuovo rapporto, chi ti piace o sui tuoi poterli piacere, potrebbe emergere appunto questa tua tendenza insolita a voler prendere degli spazi che solitamente appunto sei ben lieto e ben lieta di poter concedere, che invece in questo momento, con questa Venere poco favorevole, potresti così tendere a voler invadere in maniera veramente alquanto insolita. Quindi qualche momento di tensione, di incomprensione potrebbe così riguardare questo lato più privato, più intimo della vita personale che ti riguarda, con il partner, ma anche con le persone che ti vogliono bene, che così ricevono da parte tua certe modalità comportamentali che stridono rispetto a quel tuo modo molto aperto, molto morbido di relazionarti nei loro confronti normalmente. Concludiamo con il profondo e fantasioso Pesci, giornata che evolve all'insegna di momenti di svago, di divertimento nel tempo libero, che però soltanto in parte potrebbero trovarti del tutto partecipe, quindi situazioni comunque stimolanti, situazioni anche in grande stile, ma che comunque fanno emergere in te tutta una serie di considerazioni, di perplessità, non dico di timori, però una partecipazione attiva soltanto in parte allineata con quella di chi ti è vicino, anche un'emotività che non riesce a essere così tranquilla, così serena nei confronti di tutto questo gran movimento, di questo gran voler fare, voler andare, voler procedere, appunto, che ti lascia così un po' perplesso e perplesso in un certo senso. Si fa sentire quindi in questa maniera un po' sia la presenza del Sole e di Marte per i nati la prima decade, che appunto inducono chi ti è vicino a così voler fissare sia dei punti fermi, sia raccogliere tutta una serie di situazioni stimolanti che possono essere così motivo di costruzione, di progettualità, e sia i nati la seconda e l'ultima decade per via di questa luna poco favorevole, che rispetto a chi ti è vicino, appunto, che si sente oggi molto dinamico, molto desideroso di anche spostarsi in senso fisico dai luoghi che state frequentando, potrebbe così suscitare in te questa sorta di punto interrogativo sulla necessità, sul desiderio, sulla valenza di questo tipo di situazioni, che magari potrebbero così veramente suscitare in te più perplessità che non accettazione e coinvolgimento. Quindi una giornata un po' delicata, una giornata che anche a livello affettivo riserva comunque la possibilità di vivere dei momenti più orientati verso un coinvolgimento di immediatezza, di schiettezza e spontaneità, che non di profondità e di romanticismo come a te piace normalmente. Quindi una giornata così dei connotati, ripeto, un po' delicati, ma che potrebbe comunque riservarti degli stimoli su certi fronti, anche se non in linea con quello che è il tuo centramento della tua personalità, magari importante su altri lati di quello che è il tuo percorso di vita, la tua così poliedrica modalità di vivere la tua esistenza. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stata e sei stato qui con me su Astrolove. Se ti è piaciuto questo video ti invito a metterci un mi piace, se vuoi metterci dei commenti saranno molto graditi, sarà mia cura risponderti, se vuoi attivare la campanella per le notifiche, se vuoi iscriverti al canale per non perdere nessun aggiornamento, e anche se vuoi sostenere il canale cliccando sul link che trovi nel box sottostante. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale domani mattina alle ore 7, e ti auguro che gli astri vegliano sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!